A me le chiacchiere non piacciono, io, a me non sono un allenatore piangina, non sono un allenatore che, vorrei precisare, noi a Venezia il primo tempo abbiamo giocato malissimo, ma il secondo tempo la squadra ha saputo reagire, una volta per tutti, voglio essere chiaro, perché leggo, sento, delle cose che a me non piacciono. Io sono un allenatore che ha allenato per 30 anni e permettetemi... ho vinto anche tanto. Al di là di questo, la squadra sta bene. Stamattina il dottore mi ha chiamato al telefono, mi ha detto sia Moretti che Ardemani hanno un attacco febbrile e noi andiamo avanti lo stesso. Al di là di questo, io credo che noi domani affrontiamo una partita con delle difficoltà. Però noi stiamo bene, abbiamo lavorato bene, c'era un clima molto disteso, un clima disteso nonostante il pensiero della brutta prestazione a Venezia, perché qui non vorrei essere frainteso, perché io sento le telefonate dei tifosi, sento dei professorini, sento di questo, è chiaro che noi... No, non abbiamo fatto una bella gara a Venezia. Analizzi il mio diciamo, passato, il 4-4-1-1 sono state le mie fortune. Io conosco a memoria il mio gioco, è ovvio che delle volte quando non ci ti vengono a mancare dei giocatori che sono esterni, qualcosa devi pur cambiare. D'altronde non bisogna essere integralisti al 100%. Però Bedaoui sta bene. Anche Cabeza sta bene, devo dire la verità, è rientrato, dopo ha fatto la Friuli-Brindisi, è rientrato molto bene, con uno spirito che piace a me. Abbiamo gli esterni per poter fare un tipo di gioco, non devo dare vantaggi a nessuno, però dietro ci possono essere anche dei cambiamenti, perché no? Perché d'altronde quando si prendono... Ecco, io l'unica cosa che posso rimproverare ai miei è la massima attenzione sulle situazioni di pallone nativo, perché qui non stiamo parlando di un avellino che abbia 30 punti, ma di un avellino che abbia molti più punti. Guardiamo questa, dai, guardiamo questa, questa è fondamentale, no? Determinante, determinante, ma più che altro vorrei ritrovare lo spirito Gagliardo. Gagliardo della squadra, lo spirito quello che piace a me, lo spirito forte, ma posso dirvi questo, questa è una squadra che al completo dà fastidio a parecchie, insomma.